Alessandra Vottariello della Professional Dance di Forino non riaprirà i battenti nelle prossime settimane, nonostante potesse arrivare il via libera. L'insegnante motiva così la sua decisione. Ormai sono 3 mesi che siamo chiusi. Noi decidemmo di chiudere anticipatamente rispetto all'emanazione dei decreti restrittivi del governo. E anche se si sta avvicinando la data presunta delle palestre, non credo che riapriremo. Non per un motivo di spazio, perché fortunatamente le nostre, diciamo, abbiamo una sala di 110 metri quadrati, dove possiamo tranquillamente fare lezione con un numero di 10-12 atleti, ma per un problema di fondo, che le nostre scuole camminano in modo parallelo con delle scuole dell'obbligo, quindi da settembre a fine giugno. Alla base della scelta della professionista avellinese, da tener conto anche l'aspetto economico. Sinceramente, investire ulteriori fondi per acquistare dispositivi di protezione individuale non mi sembra il caso. Sarebbe anche un'ulteriore perdita economica per l'associazione. Un altro aspetto che ha caratterizzato la chiusura delle attività è stata quella di preservare la salute dei piccoli. Poi da mamma, come ho fatto con la chiusura anticipata, penso per la sicurezza dei bambini. La nostra scuola è una scuola giovane, nata nel 2015, quindi la maggior parte dei nostri allievi sono ragazzi, quindi partono dai 6 ai 12 anni. Ed è difficile, tra virgolette, tenerli recintati in 7 metri quadrati. Non mi sembra il caso, anzi, quasi impossibile. Non lascia i suoi allievi. Alessandra, come tanti colleghi, continua le lezioni con l'ausilio dei social. Continuerò a fare video lezioni come abbiamo fatto tuttora da casa, in modo che resteremo sempre in contatto e aspetteremo tempi migliori, soprattutto più sicuri.